Per la tua pubblicità su Legnano in TV, scrivi a commerciale@legnanointv.it. commerciale@legnanointv.it come un mantra, lo dico sempre perché soprattutto per le festività, insomma ormai imminenti, oggi è il 23, quindi oggi siamo a un mese dell'antivigilia di Natale, pensate un po' come corre il tempo, potrebbe davvero essere utile e dilettevole provare a rivolgersi a noi per informazioni, per fare una bella promozione proprio festiva, e vi stupirà anche il trattamento di favore che vi riserveremo, perché a volte uno si aspetta chissà che cifre, invece non è così. Però se non ci scrivete non lo potete sapere, allora direi magari facciamolo. Intanto è arrivata la nostra prima ospite, che era lì nel salottino pronta e soprattutto che si stava un po' orientando, ma devo dire che dai, cerchiamo sempre di mettere a loro agio tutti coloro che vengono a trovarci. Si tratta della dottoressa Alessandra Piontini, che è una nutrizionista, e che la vediamo qui. Intanto ciao, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci diamo del tu perché è giovanissima, però la giovanità ovviamente non implica una competenza inferiore, assolutamente no, anche perché l'argomento nutrizione è sempre attualissimo e soprattutto in continua evoluzione. Quindi gli studi diventano sempre più specifici e si orientano sempre in direzioni nuove, di conseguenza, anzi, in questo caso essere giovani è un valore aggiunto, no? Allora, nutrizionista, quindi un percorso, si vede comunque, che seguito alla lettera anche sulla propria persona. Noi vogliamo sapere, visto che ogni giorno ne sentiamo una nuova, soprattutto qualcosa riguardo alle diete fai da te, che è un argomento, insomma, che almeno ogni donna almeno una volta nella vita ha tentato di seguire. Intanto Alessandra, la prima cosa che mi viene da chiederti è: perché uno una mattina si sveglia e dice mangio solo minestrone, ad esempio, cioè chi si inventa queste diete e come fanno a venirgli in mente queste trovate, insomma? Allora, molto spesso le persone prendono spunto proprio dai social piuttosto che da internet per ricavare informazioni su quella che potrebbe essere un'alimentazione per perdere generalmente tanti chili in fretta. E purtroppo in questi casi la maggior parte delle volte si tratta di star che propongono il loro schema alimentare piuttosto che l'influencer di turno, quindi sui social, che in qualche modo, ecco, dice io sono così, sono magra e tutto, seguitemi che anche voi diventerete così. Quindi anche il messaggio talvolta può essere anche un po' pericoloso. Soprattutto fuorviante, no? Sì. Ecco, perché questa è una cosa che ovviamente ci chiediamo spesso, no? È chiaro che il discorso legato alla magrezza non è necessariamente, penso, paritario rispetto al discorso della salute. Assolutamente. Perché diciamo che il fatto di essere magri è un fattore estetico, e in alcuni casi, invece, se va di pari passo poi con una salute generale, che chiaramente giustifica anche il fatto di non avere soprattutto grasso addominale, che è quello, insomma, candidato numero uno per una serie di problemi. Però ci sono anche fattori, diciamo, genetici, penso, poi correggimi se sbaglio, e costituzionali. Cioè ci sono persone che possono mangiare un quarto di bue, perlomeno quando si è giovani, quindi quando il metabolismo è bello attivo, ecco, e che non ingrassano neanche sotto tortura, persone che basta che respirino il profumo dell'arrosto, che io lo nacqui in questo senso, e insomma diventano omino Michelin. Quindi sono tanti i fattori, non basta dire mangio sano oppure mangio determinate cose, giusto? No, è assolutamente vero, e soprattutto quando si elabora una dieta bisogna tenere in considerazione innumerevoli fattori. È per questo che comunque che le diete che si trovano sul giornale piuttosto che su internet bisogna un po' prenderle così, non alla leggera, perché, ripeto, dietro la stesura di una dieta bisogna tenere in conto veramente moltissimi fattori, eventuali patologie in atto, pregresse, lo stile di vita della persona stessa, perché no, anche la sua costituzione, perché è normale che una persona che ha una costituzione robusta non può pretendere di pesare pochissimo, proprio perché c'è un'ossatura, una struttura dietro importante. Ecco, questo però non va confuso con ma io le ossa grosse. Assolutamente. Perché questa è una delle scusanti numero uno, sì, sì. Un alibi che comunque
non è che non sia vero, la struttura ossea, insomma, non è che siamo tutti uguali da scheletro, cioè sembra, perché vabbè, a un occhio non esperto, sicuramente ci sono le debite differenze anche solo dal punto di vista della lunghezza, però pensate a un omone magari alto, insomma, 2 metri, spallato, eccetera. È evidente che non è solo muscolo, ci sarà anche una struttura comunque ossea, esatto, di base, se no non si spiegano Watussi e Pigmei, tanto per capirci, no? Però ecco, non è in questo caso il fatto del peso dell'osso che, insomma, va a incidere. Questa... Che influenza tutto, ecco. Diciamo io così. Ho un midollo, ho capito che potente, no, non è così. Però ecco, questo non vuol dire che dobbiate per forza inventarvi qualcosa anche voi o fidarvi delle Kardashian piuttosto che di chiunque sia per loro, che decidono appunto una mattina di mangiare, che ne so, solo ananas e... o solo omogenizzati o addirittura solo diete liquide, che assolutamente sono del tutto sconsigliate e possono anche un po' compromettere quello che è il nostro rapporto con il cibo. E specialmente questo può essere particolarmente dannoso per persone che hanno magari già un rapporto un po' controverso, conflittuale. E conflittuale, di amore e odio con il cibo e con il proprio corpo. Questo è importantissimo, infatti ringrazio Alessandra per averlo sottolineato, perché il rapporto con il cibo vuol dire tante cose. Non vuol dire soltanto, insomma, l'amore sviscerato per cui aprite il frigorifero alle 4 di mattina per farvi lo spuntino, perché queste sono cose così, insomma, un po' en passant. Vuol dire che però se disabituate il vostro corpo, poi ripeto sempre, tu correggimi se sbaglio, ad avere tutti i nutrienti nella giusta quantità e comunque a vivere anche il cibo solido, ad esempio, in maniera sbagliata o come un nemico, questo porta chiaramente a patologie serissime che non vanno mai sottolineate e che sono purtroppo diffuse soprattutto in giovane età, quindi tra gli adolescenti, come l'anoressia. Ecco, questa è una cosa da evitare assolutamente come la peste. Io avevo una compagna di scuola che era finita in questo tunnel, vi posso garantire che, insomma, se questo si unisce a una forma depressiva e magari a una situazione, insomma, anche a livello sociale pesante, è una delle cose più devastanti che si possano incontrare. E sicuramente a 14 anni, a 15, quando il terreno di prova è appunto il social, sicuramente può essere ancora più pericoloso questo aspetto, perché non si hanno gli strumenti magari per capire, per discernere ciò che fa bene e ciò che fa male, si vede solo il risultato finale che è la modella e quindi una vuole tendere a quel tipo di esempio. Però assolutamente sarebbe il caso che appunto i giovanissimi fossero educati su questo concetto, sul concetto di benessere, che non vuol dire magrezza estrema, ma vuol dire appunto salute. E sicuramente con un'alimentazione equilibrata si può raggiungere questo aspetto, e invece con le diete fai da te magari si può incorrere in qualche rischio in più, sicuramente. E poi soprattutto non è detto, anzi nel 99% dei casi non è mai possibile mantenere eventuali anche risultati che arrivassero da questo tipo di diete. Esatto. Eppure, certo, yo-yo è proprio classico. Dentro l'angolo. Eppure, sai, ci sono anche tantissime pubblicazioni, tanti giornali, perché adesso chiaramente quello che va per la maggiore tra gli adolescenti o comunque tra le persone, diciamo così, che stanno passando il periodo tra l'essere teenager e l'essere, insomma, grandi, essere considerati adulti, no? Grandi, i social sono chiaramente il cavallo di Troia, potremmo dire, della situazione, ma ci sono ancora tantissime pubblicazioni femminili in edicola che troviamo, che, insomma, proprio promuovono questo tipo di discorso. Infatti, proprio oggi sfogliando un giornale online, appunto di stampo che comunque femminile, certo, è la pubblicazione di una pubblicazione cartacea sicuramente, che si trova dal parrucchiere, ecco, dal dottore. Esatto, si parlava addirittura di una dieta estrema che è quella del limone. Per un tot di settimane una deve solo cibarsi di limone piuttosto che bere succo di limone. Esclusivamente? Per qualche giorno / settimana sì. Mamma Oppure mia. La dieta del riso, che addirittura prometteva anche uno snellimento proprio delle gambe, quindi cioè sono cose veramente... Ah, settoriale pure. Sì, settoriale, cioè... sì, come se ci fosse una bacchetta magica, insomma. Sì, cioè il riso esce col bisturi direttamente, vi fa la liposuzione, vi
dai, no, è chiaro che non è possibile. C'è da dire che mi ha un po' stupito il fatto che proponessero il riso, perché di solito vengono subito demonizzati i carboidrati, quindi pane, pasta, riso, appunto. Quindi è stato curioso il fatto che per una volta abbiano introdotto, per così dire, il riso. Però sicuramente tutte queste cose non hanno una base scientifica alle spalle. Sono magari appunto, possono avere la veridicità di quattro chiacchiere appunto tra amici. Però... siamo tutti dietologi, come siamo tutti allenatori. Anzi, ecco, questo mi porta a un'altra domanda. Nutrizionista e dietologo non sono la stessa cosa, giusto? Esattamente. Allora, la terminologia corretta sarebbe questa. Il dietologo sarebbe il medico specialista in scienze dell'alimentazione, fondamentalmente. Il nutrizionista... può indicare sia il medico sia ad esempio noi biologi nutrizionisti che abbiamo proprio intrapreso un percorso specifico per diventarlo e quindi ad esempio anch'io stessa sto facendo la scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione, quindi assolutamente 5 anni di biologia ok, però è fondamentale poi approfondire maggiormente questo argomento che non è assolutamente ristretto. No, direi anzi, è insomma vastissimo, infatti spero già che tornerai, cioè, mi manchi già prima che tu esca dallo studio. No, a parte gli scherzi, tornando un attimino sul focus di questa mattina con la nostra specialista, in questo caso Alessandra, quali sono i rischi che si corrono quando si decide di appunto eliminare magari anche dei gruppi, dei macrogruppi alimentari, proprio perché in virtù di qualche moda si decide che, non so, tè verde va bene come coadiuvante, ma poi devi mangiare soltanto proteine piuttosto che solo carboidrati, eccetera. Esatto, come hai ben detto, il fatto di escludere completamente dalla nostra alimentazione un determinato pool di alimenti o di nutrienti può essere molto grave, o per un eccesso di alcuni nutrienti su altri, mi viene da pensare appunto a un eccesso di proteine, che può essere veramente dannoso. Se in percentuali veramente molto alte, addirittura si possono creare dei problemi a livello renale, che molto spesso sono anche irreversibili. Quindi attenzione assolutamente al quantitativo di proteine. Allo stesso tempo, eliminando altri nutrienti, come ad esempio gli zuccheri semplici, purtroppo la gente è anche portata a eliminare frutta e verdura. Allora in quel caso la carenza vitaminica piuttosto che minerale può essere veramente dietro l'angolo. E quindi in quel caso attenzione davvero, è importante quindi il supporto di un professionista, di uno specialista proprio in questo senso, perché carenze o eccessi sono proprio il motivo principale per cui una dieta fai da te può essere dannosa o sbilanciata sicuramente. Ecco, quindi i rischi sono seri, sono concreti e non bisogna mai avere fretta, no? Penso che un po' il concetto sia questo, perché il fatto di seguire, non è che le persone non ce la fanno, non arrivano a pensare che non sia possibile davvero perdere, che ne so, 10 kg in una settimana piuttosto che i famosi 7 kg in 7 giorni, no? Di proverbiale memoria, ma è proprio il fatto di dire ma sì, ma dai, ma ci provo, tanto... cosa mi costa? Voglio vedere se riesco, magari, non so, per l'estate, la prova a costume, piuttosto che esattamente, piuttosto che magari per un'occasione importante a cui noi teniamo, vogliamo apparire al meglio. Però ecco, i rischi sono seri, sono comprovati, e il fatto invece di usare degli step, comunque con degli esperti che ci propongono anche un menù, comunque una distribuzione sulla giornata di determinate quote proteiche oppure di altro genere, quindi di zucchero eccetera eccetera, zucchero nel senso di ampio del termine, carboidrati, ci dà un risultato sicuramente più lento da raggiungere, ma anche più facile da mantenere più a lungo termine, insomma. Esatto, perché la vera sfida non è solo quella di perdere i chilogrammi di troppo, ma sicuramente è quello di mantenerlo nel tempo, perché questo ci assicura una vita più sana. Non è il perdere in sé, è proprio il mantenere. Infatti, come dicevamo prima, uno degli effetti più negativi delle diete fai da te è il cosiddetto effetto yo-yo, cioè esatto. Perdo tanto, molto in fretta, ma poi appena ritorno a mangiare normalmente, a quel punto riprendo tutti i chili persi e magari con gli interessi. Proprio perché si è andati a rallentare il metabolismo, perché queste diete fortemente ipocaloriche
magari creano un deficit di calorie troppo forte e quindi il nostro corpo è portato a, per così dire, rosicchiare un po' tutte le riserve che abbiamo. Eh sì, furbo è il corpo, dice come mi stai togliendo, adesso ci penso io. Ti tiro via tutta la massa muscolare e trasformo tutto quello che posso, tutto quello che, quel poco che mi dai, in grasso, perché così ho le riserve per il letargo, per l'inverno. È così che funziona un po', sì, no? Per sommi capi, chiaramente. Diciamo che appunto andando a prelevare quelle che sono le proteine, anche per scopo energetico, se non riusciamo a introdurre abbastanza energia, andiamo a intaccare la massa magra. E siccome la massa magra è proprio quella che mantiene alto il nostro metabolismo, lo mantiene attivo, lo mantiene rapido, se noi andiamo a intaccare quella, va da sé che il metabolismo rallenta. Ed è per questo che poi, una volta che noi ritorniamo ad alimentarci normalmente, riprendiamo tutti i chili persi più purtroppo gli interessi. Quindi vedete che insomma non c'è solo pericolo per la salute, c'è pericolo proprio anche per l'estetica che insomma ci teniamo tanto ad avere, no? Quindi è possibile che io abbia il metabolismo di un bradipo in coma? Cioè, nel senso, il metabolismo davvero fa la differenza, non è soltanto la quantità di quello che mangiamo. Assolutamente. E c'è da dire una cosa, ecco, che comunque il metabolismo può incidere per un tot, però possiamo fare qualcosa sul nostro metabolismo. Cioè. Bene, sono tutte orecchie, dimmi. Dunque, sicuramente non esiste un alimento che accelera il metabolismo, anche se appunto il mondo di internet pullula di false credenze in, esatto, questo settore. Esiste però un vero coadiuvante, che è l'attività fisica, che molto spesso invece nessuna dieta, insomma, da star o cose del genere, propongono. Tutti si focalizzano sul limone piuttosto che a volte anche sull'erba esotica, ma nessuno dice la cosa più semplice, che per avere una buona massa muscolare bisogna esercitarla, e quindi anche una semplice attività fisica è la base di tutto. Esattamente, infatti ci sono anche dei dietologi, non nutrizionisti, no, perché insomma è un po' una novità anche per me avere modo di parlare di questo settore, quindi insomma la mia curiosità spero che corrisponda alla vostra, così io sono cattivella, faccio delle domande un po' particolari, cattivella no, insomma solo curiosa. E ci sono alcuni dietologi proprio che promuovono il discorso dell'attività fisica in maniera anche abbastanza soft, no? Perché non è che vuol dire che devi alzarti alle 4 di mattina e andare a correre, soprattutto se magari la tua, la tua forma fisica dal punto di vista proprio sportivo non è il massimo, no? Perché anche lì se no vai a finire nel tunnel opposto della serie devo per forza ammazzarmi in palestra perché sennò il mio metabolismo non riprende, sennò non riesco a dimagrire eccetera eccetera, e poi strappi muscolari e una serie di altre problematiche insomma molto anche più gravi, diciamolo, e quindi alla fine non ne usciamo, no? Quindi secondo te un tipo magari di movimento light quale potrebbe essere? Perché si spreca calorie anche a stirare, no, per dire, giusto? Assolutamente. E dormire anche. Diciamo certo che senso. Dormire proprio pochino. No, ma nel senso più che altro per la regolarità magari, no? della giornata. Deve esserci almeno un tot di ore di sonno. Ah, assolutamente. Ci devono essere cose quello così, sì, intendo. Sì, sì. Okay. Quello assolutamente. Cioè una giornata tipo, cosa dobbiamo fare in una giornata noi per essere sereni? Per essere sereni, allora sicuramente cominciare con una buona colazione. Perché in questo modo riattiviamo il nostro corpo, gli diamo le energie necessarie per affrontare la giornata e soprattutto cominciando bene già la giornata si tende ad arrivare a sera sicuramente meno affamati, specialmente se c'è anche un pranzo salutare ma comunque presente. Perché invece spesso per la frenesia di tutti i giorni si tende in primis a saltare la colazione e poi magari un pranzo, un'insalata. Si arriva poi a cena affamatissimi e lì che magari si fanno un po' più di danni. Riallacciandomi a quello che dicevi prima, sicuramente il discorso di introdurre nella nostra vita, che purtroppo è sempre più sedentaria, un minimo di attività in più fisica, che non vuol dire appunto ammazzarsi in palestra, ma vuol dire ad esempio usare meno l'automobile e di più andare a piedi oppure in bicicletta, parcheggiarla un po' più lontano. Sì, è un trucco che funziona, eh? Sì. Non quando devi entrare negli studi di Legnano in TV e sono tipo le 10 meno 2, ma in altri casi funziona.
Sì, oppure ci si può ecco, un po' organizzare un attimo. Sì. Ad ogni modo, l'attività fisica più blanda e più efficace nella perdita del peso può sembrare banale, ma è sicuramente il camminare. Che è una cosa che devo dire è anche piacevole. Perché poi camminare lo si può fare in tanti modi, o perché comunque devi raggiungere un posto, naturalmente, e quindi con i tuoi bei piedini vai. Fare le scale è ecco, un po' l'affanno, magari con l'età c'è, però anche lì qualche scalino ogni tanto non guasta, un po' di dislivello. Camminata, dicono tutti camminata veloce, o comunque camminata insomma bella sostenuta, ma anche una camminata insomma un pochettino più tranquilla, proprio la passeggiata classica può aiutare, giusto? Assolutamente, sicuramente meglio di niente. Vedi. Perché noi appunto siamo focalizzati sull'attività che deve essere magari super organizzata, però non pensiamo che comunque se noi già cominciamo dalle piccole scelte, questo può solo, come dire, avvantaggiarci. Muovendoci di più spendiamo anche più energia, ma allo stesso tempo costruiamo anche un po' più di massa muscolare, che come dicevo prima è quella che mantiene alto il metabolismo. Ecco, questo è importante. Una cosa però che ci terrei a capire, perché non se ne parla neanche in questo caso, questo tipo di attività fisica light che stiamo proponendo anche a tutti, anche ai divano dipendenti, assolutamente, che però dai ce la possono fare, una passeggiatina col cagnolino ad esempio, o al parco, abbiamo il parco Castello a Legnano che è meraviglioso, una bella gita nella natura anche quando fa freddo, che il freddo magari un po' risveglia, no? Da questo punto di vista. Ma è meglio fare ad esempio una bella camminata dopo un pasto, per esempio, o è meglio magari camminare quando si ha stomaco vuoto, la mattina, la sera, il pomeriggio? Ci sono delle regole anche in questo senso che possono aumentare la performance, e così la performance di questo tipo di attività? Allora, sicuramente la prima strategia è camminare, proprio perché punto. Camminare magari punto. Esatto, perché spesso magari una pensa, oddio, quando lo faccio mattina, pomeriggio, sera, e poi appunto non lo fa. Quindi farlo, mettere le scarpette e uscire. Una tempistica, allora sicuramente dopo pranzo, vabbè, dipende dalle esigenze della persona. Quindi se uno ad esempio ha una pausa pranzo un po' più larga, allora ne può approfittare. Sicuramente magari col freddo dopo aver mangiato non è ideale. Copritevi bene, ecco, esatto, in questo ci caso. Si deve coprire molto bene. Sì, sì. Però ecco, in generale non c'è una tempistica così rigida, anche perché ci sono persone che magari si trovano proprio più, cioè si trovano meglio a fare un po' di attività fisica al mattino, altri invece preferiscono alla sera proprio come valvola di sfogo, quindi dipende molto dalla persona stessa, non c'è una... L'importante è farlo, esatto. Diciamolo. Ma io direi che possiamo approfittare anche delle bellissime iniziative natalizie qui a Legnano, ad esempio, per proprio fare la classica vasca che si diceva una volta in centro, più spesso, anche in vista dei bagordi natalizi, che insomma sapete che sotto le feste vizio e stravizio è quasi impossibile rinunciare, no? A qualche così peccatuccio, però l'importante è poi rientrare a regime e magari anche fare, sai, quel periodo un po' detox, dicono. Però è un argomento anche questo talmente vasto che servirebbe un'altra puntata, quindi torni. Certo. Io insomma sapete che sono furbissima, lo chiedo in diretta così non possono dirmi di no. Ma al di là di tutto, la nostra Alessandra Piontini, insomma, è stata davvero molto carina essere qua con noi, ma soprattutto molto precisa, molto performante anche lei nel darci il consiglio giusto. Evitiamo, perché il riassunto poi alla fine è questo, di fare cose che non ci competono, quindi non inventiamoci nutrizionisti, dietologi, e soprattutto smettiamo di fare i follower di personaggi che lasciano il tempo che trovano, perché se mettono la foto, il selfie con comunque forme eccetera eccetera dicendo ah oggi ho mangiato soltanto uva tutto il giorno e poi invece non è vero, si sono ammazzati in palestra, perché è così, fidatevi, direi che forse facciamo la cosa migliore per noi stessi e per la nostra salute. Esatto. A prescindere da perdere o non perdere chili e quant'altro, no? Quindi non fidatevi di, diciamo, del selfie piuttosto che della foto che il social influencer di turno posta, perché la maggior parte delle volte non è così, tra l'altro. Appunto, sono furbini, sappiatelo, è un modo per acchiappare like e per restare comunque sulla cresta dell'onda ogni giorno, perché questo chiaramente serve loro per la loro professione, perché vabbè, è così.
però lascia il tempo che trova. Non dobbiamo basarci su questo. Senti Alessandra, prima di salutarti e di passare a un po' di musica, ti dedicherò una canzone che hanno preparato dalla regia, quindi non mi sento responsabile, lo dico subito, mi lavo le mani in questo senso, e poi al TG Economia. Se volessero magari delle ulteriori informazioni i nostri telespettatori, volessero approfondire o comunque fissare magari anche un appuntamento per vedere un po' la loro anamnesi da questo punto di vista, come possono trovarti? Dunque, fondamentalmente io in questo momento mi appoggio ad alcune strutture sul territorio tra Legnano e San Giorgio. Non ho per il momento un sito internet, però ho un profilo Instagram dove ci tengo ogni volta a postare dei piatti salutari che possono comunque anche dare una mano al dimagrimento piuttosto che alla buona salute, ecco, quindi il piacere di mangiare in modo colorato, vario e sano. Benissimo, quindi mi raccomando, magari diciamo, se vuoi diciamo come strutto, proprio con il tuo nome e cognome. Allora, o? Si chiama BioNutriApp. BioNutriApp? Esatto. Ok, quindi mi raccomando, cercatelo e magari la prossima volta che tornerai ci darai anche qualche ricetta, potrebbe essere un'idea carina. Assolutamente, magari in vista appunto del Natale. Ecco, benissimo, allora direi che dobbiamo acchiapparla prima, ci prepariamo e nelle prossime settimane magari anche con Annalisa, che chiaramente tornerà, insomma è oggi che non c'è ma poi ci sarà, vedremo di scoprire quali possono essere davvero delle diete, delle ricette equilibrate per insomma, mantenere il giusto tenore di nutrienti e soprattutto per non farci scappare proprio di mano la situazione in vista di Natale, Capodanno e quant'altro. Grazie mille Alessandra. Grazie a te. Ecco la canzone della regia e poi appunto le news economiche da Italpress24. Ciao. Arrivederci.